Sì, sicuramente sì, insomma, parleremo su varie tematiche e una di queste tematiche è la macroregione mediterranea, che è una cosa a cui teniamo molto in quanto è un mercato che può aiutare, se adibitamente alimentato e sostenuto, anche l'economia e la cultura del sud dell'Italia, per meglio dire dei territori del vecchio Stato delle due Sicilie. Sì, e come diceva lei, è tutto pronto, siamo partiti oramai per la raccolta firme e l'indizione di un referendum ai sensi dell'articolo 116 e 117 della Costituzione per la realizzazione di una macroregione meridionale. Una macroregione meridionale autonoma che serve a dare soprattutto una risposta ormai all'oltranzismo delle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che stanno praticando un regionalismo differenziato che è criminale nei confronti del meridione. Allora, dopo la Campania partirà sicuramente la Puglia, i moduli sono stati finalmente ritirati dalla regione Campania, partirà la raccolta firme. Voi come vi state organizzando in Puglia? Beh, noi non vediamo l'ora di cominciare questa bellissima avventura. È un discorso estremamente importante, abbiamo delle difficoltà concrete in Puglia perché per noi non è lo stesso modo della Campania, no? come volevasi dimostrare in questo Stato Italia, che non solo ha pensato a frazionarci, no? Poi dopodiché tante piccole ridicole regioni, tra l'altro diversificate anche in maniera istituzionale. In Puglia non abbiamo la possibilità addirittura di poter sottoscrivere facilmente un quesito referendario, quindi ci adopereremo nel migliore modo possibile e pare che dobbiamo sostenere più che altro una petizione popolare numerosissima. Su questo noi siamo determinati a farlo perché è giusto lavorare insieme tutte le regioni unificate. Quindi puntiamo a questo e stiamo lavorando organizzando le varie province della Puglia, e questo è un discorso assolutamente che ci manda in visibilio, siamo felici.